Oggi parliamo di poliziesco all'italiana, con uno dei miei film preferiti, interpretato da uno dei miei attori preferiti di tutti i tempi, ovvero Thomas Milian. E sto parlando della Banda del Gobbo, diretto nel 1977 da Umberto Lenzi. La Banda del Gobbo si pone come ideale terzo capitolo di una cosiddetta trilogia che vede protagonista Thomas Milian, appunto, nei panni del Monnezza. Il Monnezza che è un ladruncolo borgataro, dalla parolaccia facile, il doppiaggio di Ferruccio Amendola in romanesco sappiamo tutti che è fondamentale in questo senso, però bisogna fare un po' di chiarezza sul personaggio, perché ancora oggi molte persone, il pubblico in generale, ma anche alcuni critici, anche importanti che parlano in TV, confondono il Monnezza con il maresciallo Nico Giraldi, che nello stesso periodo Thomas Milian interpretava nei film di Bruno Corbucci, solo che Nico Giraldi era più rivolto verso la comicità, mentre invece il Monnezza è sì un personaggio divertente, caricaturale, estremo, eccessivo, volgare, sguaiato, eccetera, però è inserito all'interno di un contesto di film che sono assolutamente polizieschi in senso stretto, quindi non polizieschi comici o parodie come sono quelli della serie del maresciallo Nico Giraldi, poi futuro ispettore, ma molti lo chiamano anche commissario. Quindi ancora ulteriore confusione sui personaggi. Dicevamo quindi, i film che vedono invece il protagonista il Monnezza sono invece dei veri e propri polizieschi. Se vogliamo fare una breve cronistoria, il personaggio nasce dalla fantasia di Dardano Sacchetti, lo sceneggiatore che scrive per la regia appunto di Umberto Lenzi nel 76 Il Truci dello Sbirro, che vede appunto affiancato Thomas Milian a Claudio Cassinelli che fa la parte del commissario. Claudio Cassinelli, un autore che ha fatto molti polizieschi interpretando il commissario, quindi un commissario insomma di un certo peso. E successivamente poi c'è un secondo film che è invece La Banda del Trucido, stavolta diretto da Stelvio Massi, non più da Lenzi, dove abbiamo sempre Thomas Milian nei panni appunto del Monnezza, però stavolta viene affiancato un altro commissario che è Luc Merenda, o Merendà, anche lui altro commissario di spicco all'interno del genere poliziesco italiano, quindi solo che nel film di Massi rispetto al precedente c'è una maggiore volgarità perché Thomas Milian aveva avuto la possibilità, in base a delle clausole contrattuali, di poter scrivere egli stesso i dialoghi del Monnezza e quindi li aveva infarciti di volgarità gratuite, di siparietti anche fuori contesto, a volte all'interno della storia. Però comunque vediamo che il personaggio ha una sua evoluzione. Questa cosa causò un feroce litigio tra il regista Lenzi e Milian, perché Lenzi si sentì tradito dal fatto che Milian avesse girato un altro film interpretando il Trucido, il Monnezza, ma con un altro regista che era Stelvio Massi, che poi tra l'altro era uno specialista del genere poliziesco. Nel 77 la coppia si ricompone, quindi Thomas Milian ritorna a interpretare sempre il Monnezza, di nuovo con la regia di Lenzi, e qui abbiamo la Banda del Gobbo di cui andremo a parlare tra poco. Però anche qui Milian si scrive i dialoghi da solo e la grande novità che inserisce stavolta Lenzi, autore anche della sceneggiatura, è ripescare il personaggio del Gobbo, sempre interpretato da Thomas Milian, in un altro poliziesco precedente dell'anno prima che era Roma a mano armata. In quel film, dove c'era anche un altro ulteriore commissario di ferro, che era Maurizio Merli, forse il commissario per antonomasia del poliziesco all'italiana, anche lì c'era un commissario e c'era questo Milian che interpretava questo delinquente ferocissimo che era il Gobbo Vincenzo Moretto. Solo che alla fine del Roma a mano armata il Gobbo veniva ucciso dal commissario. Per l'occasione invece Lenzi lo fa, tra virgolette, risuscitare e il personaggio presenta insomma delle caratteristiche analoghe in quanto a look, perché comunque è senza barba, a differenza di Monnezza, di Thomas Milian, come siamo abituati a vederlo nei film, insomma, nella maggior parte dei film di quegli anni, che sia Giraldi o sia Monnezza o sia altri personaggi simili, quindi senza barba e con la gobba che però, rispetto alla Roma a mano armata, si sposta da sinistra a destra, fateci caso, in Roma a mano armata c'ha la gobba a sinistra e qui c'è la destra. Vabbè, questo è un particolare che ho notato. Ma dicevamo una trilogia del Monnezza, che poi in realtà non è una vera e propria trilogia, nel senso che il personaggio sì è quello lì. Nel Truci dello Sbirro addirittura sta in galera e viene ripescato dal commissario Cassinelli per cercare di salvare una bambina, insomma è tutta una storia particolare. E c'ha una voglia sulla mano sinistra. Nel film successivo di Massi, La Banda del Trucido, non c'ha più la voglia sulla mano sinistra, il Monnezza. Ha avuto un bambino con una donna che lo ha incastrato, diciamo, e si è aperto un ristorante.
Quindi c'è anche un figlioletto che si chiama il Monnezzino, lo chiama affettuosamente il Monnezzino. Alla fine del film lui se ne scappa con questo bambino, non si sa. E nel terzo film, che è La banda del Gobbo, non c'è né traccia del figlio né traccia di nulla. Quindi insomma sì, il personaggio è lui, però non è che segue un'evoluzione, nel senso che va avanti come per esempio nei film di Giraldi, che man mano lui si sposerà, avrà un figlio, eccetera. Invece qui il personaggio è quello, però ci sono molte differenze con i film precedenti. Vabbè, andiamo alla banda del Gobbo. Sostanzialmente la banda del Gobbo si legge tutto su Thomas Milian, perché interpreta il doppio ruolo. Interpreta sia il Monnezza, il ladruncolo Borgataro, sia il Gobbo, che è suo fratello gemello. Quindi Lenzi si è inventato questa parentela del Monnezza con il Gobbo, Vincenzo Marazzi, mentre invece il Monnezza si chiama Sergio Marazzi. Ecco, il Gobbo, per esempio, in Roma a mano armata si chiamava Vincenzo Moretto, qui invece si chiama Vincenzo Marazzi. Ha mantenuto il nome, ma non il cognome. Detto questo, vediamo che, essendo Thomas Milian un autentico mattatore del film, secondo me, non a caso, fu scelto un commissario che, non oscurasse la figura di Milian. Quindi non un Cassinelli, come nel primo film, non un Luc Merenda, come nel secondo, meno che mai un Maurizio Merli come in Roma a mano armata, e quindi si optò per Pino Colizzi, ottimo attore, grande doppiatore, voce superlativa, però come figura di commissario non era uno di quelli proprio di spicco, non era un abitué del genere, non era uno dei commissari che veniva, come dire, riconosciuto dal pubblico. Mentre invece quando parliamo di Maurizio Merli o Luc Merenda, oh, commissario, cioè, commissario di ferro. Quindi un commissario, diciamo, con una figura meno ingombrante e che conceda maggiore spazio alla fantasia scatenata di Milian, che qui sforna battute in continuazione. Ci sono delle scene in cui i due fratelli sono anche nella stessa inquadratura, quindi c'è Thomas Milian e il suo doppio, che poi è sempre lui. Ovviamente le scene furono girate una dopo l'altra, prima una scena con un vestito in un modo e una in un altro, e poi dopo i due fotogrammi furono sovrapposti. Quindi anche diavolerie registiche, acrobazie, insomma, del buon Lenzi. Ed è un ottimo poliziesco. Abbiamo questo Gobbo che ritorna dalla Corsica dopo un periodo di latitanza e vuole organizzare una rapina a un furgone portavalori con una banda di scagnozzi, che sono Luciano Catenacci, Sal Borgese, Guido Leontini. Fanno questa rapina, solo che i Fetentoni si mettono d'accordo per eliminarlo. Siccome lanciano delle bombe a gas, quindi c'è fumo e non si vede granché, nella confusione gli sparano e tentano di ucciderlo. Ma il Gobbo si salva, si infila in un tombino e quindi poi, strisciando attraverso le fognature, eccetera, eccetera, riuscirà a salvarsi. Raggiungerà la sua compagna, che è una prostituta napoletana, che è Isa Danieli, e a quel punto metterà in atto una terribile vendetta nei confronti di coloro che l'hanno tradito. E in questo lo aiuterà anche suo fratello gemello, il buon Monnezza, del quale vorrebbe servirsi il commissario per sapere qualcosa di più. Addirittura c'è una scena bellissima, una delle scene fantastiche, dove viene ricoverato in un manicomio. Insomma, Thomas Milian scatenato, battute che vi lascio immaginare. Quindi è un poliziesco con dei momenti di grande comicità, quindi grandi momenti comici, però tutto sommato mantiene il registro poliziesco serio, diciamo, a differenza degli altri film della serie di Giraldi. Quindi abbiamo detto Il Truci dello Sbirro, beh, questo è il primo, Il Truci dello Sbirro, ve lo faccio vedere velocemente in DVD, Avo Film. Questo invece è La banda del Truci, del secondo, uscito per la Eagle, sempre DVD. E poi ecco qui La banda del Gobbo, uscito per la Federal Video, ottima qualità, tutti e tre devo dire ottima qualità. E poi della banda del Gobbo c'ho anche questo Blu-ray tedesco, Die Kroton, ja. Questo è un combo, cioè sia Blu-ray che DVD, della X-Rated tedesca, audio italiano naturalmente. Poi so che è uscito anche per altre edizioni inglesi. Insomma, è un film. La banda del Gobbo ha goduto di varie edizioni. Gli altri due invece no, siamo ancora fermi ai DVD. Spero che escano presto in Blu-ray, perché li prenderò sicuramente, che sono film che amo particolarmente. Dicevamo, Milian ovviamente scatenato. C'è tutta questa contrapposizione di questi ladri, diciamo, di un'estrazione sociale piuttosto povera, sia il Monnezza che suo fratello il Gobbo. C'è la famosa scena all'interno della discoteca, dove il Gobbo viene deriso e umiliato dai presenti e lui si vendica facendogli ingerire una dose di lassativi e facendo poi tutto un discorso sulla ricchezza, sul capitalismo, sui ricchi e i poveri, eccetera, eccetera, citando
una canzone di Antonello Venditti che è La Sora Rosa, i primi tempi del cantautorato di Venditti, quando Venditti era un comunista di quelli incazzati e faceva queste canzoni sul proletariato, La Sora Rosa, anche, poi successivamente viene citata anche Roma Capoccia. Altro capolavoro di Venditti che si vede, si ascolta soprattutto nella parte finale del film. Le musiche poi in realtà sono di Franco Michalizzi, colonna sonora eccezionale, con sonorità funky, i fiati robusti che sono una caratteristica tipica del sound di Michalizzi, veramente spettacolare, una di quelle colonne sonore con quel clavinet iniziale che introduce il tema principale, bellissimo. Film molto bello, molto teso, anche con delle scene violente. Se poi posso citare anche chi altro c'è nel film come attrice. Ah, Solvi Stubing, che era la ragazza della pubblicità della birra Peroni, e che in Italia, mi ricordo per un periodo quando ero piccolo, vedevo spesso in un programma di trailer al cinema, e lei introduceva questi trailer in questi programmi, però non mi ricordo se era una cosa tipo Andiamo al cinema, qualcosa di questo tipo, vabbè. Comunque, film fantastico, clamoroso, Thomas Milian è garanzia di divertimento assicurato. Poi c'è anche azione, ritmo, insomma, poi Lenzi, Umberto Lenzi, quando faceva i polizieschi, ma anche quando faceva, si cimentava in altri generi, era un regista con i controattributi, quindi questi sono tutti film che caratterizzano quegli anni e sono semplicemente eccezionali. Io li adoro tutti, dal primo all'ultimo, sono bellissimi. La banda del Gobbo forse è proprio il migliore perché mette insieme i due aspetti. A differenza della banda del Trucido precedente, dove Massi aveva lasciato troppa briglia sciolta a Milian, quindi troppa volgarità gratuita, troppe scene che secondo me si potevano anche evitare, qui invece i dialoghi tra Thomas Milian, eccetera, tra i due fratelli, che poi è sempre l'unico, è sempre Thomas a parlare con se stesso, quindi la contrapposizione tra i due fratelli, insomma, ci sono dei dialoghi molto belli. E anche, insomma, le battute di Milian, no, eccezionali. Grande, grande cinema di un'epoca che non torna più. Grandi attori. Meraviglioso. Nostalgia canaglia che ogni volta mi attanaglia. Abbiamo fatto anche la rima baciata. Ragazzi, la banda del Gobbo. Da vedere, da vedere, da vedere.